Bentrovata nei nostri studi a Maria Grazia Silvestri, buonasera, grazie, che è con noi in questa data particolare, l'8 marzo, Festa della Donna, per presentare un lavoro, un documentario dedicato proprio alle donne, all'emancipazione femminile. Una storia molto bella che vedremo nel corso di questo faccia a faccia, lasceremo anche spazio alle immagini, ai suoni, alle parole delle donne che sono protagoniste di questo documentario tra poco. Intanto però, Maria Grazia, ecco, questo lavoro come è nato? Perché un documentario sull'emancipazione femminile girato poi in Egitto, non qui vicino a noi? Dunque, io ho studiato, io conosco, grazie al mio lavoro, io faccio la filmmaker, ho la possibilità di viaggiare il mondo. Durante i miei innumerevoli viaggi ho avuto la possibilità di conoscere queste ragazze sportive che sono presenti nel documentario, Shaima, Nadia e Menna, e le due la giornalista Botain Kamel, che concorre per le presidenziali, e Manal, che è un esponente del partito Freedom and Justice, che in realtà fa parte della grande famiglia dei fratelli musulmani. Quindi cinque donne protagoniste. Cinque donne protagoniste. In un paese islamico come l'Egitto, dove sappiamo che la figura femminile spesso incontra mille difficoltà. L'aspetto stesso, come lei stessa ha sottolineato, di queste cinque donne che sono delle sportive, può sembrare, detto alle nostre latitudini, qualcosa di totalmente normale. In realtà, già in Egitto essere sportive e come dire, di successo, conosciute, ha una sua particolarità. Ma ecco, cosa raccontano queste donne nel documentario? Il documentario si incentra in modo particolare sull'emancipazione di queste sportive tramite lo sport. Sono riuscite tramite lo sport a viaggiare il mondo, a conoscere, cercano, studiano quantomeno di parlare la lingua inglese, alcune di loro lo parlano veramente molto bene e soprattutto hanno guadagnato dei soldi. Shaima si è appena sposata in attesa del bambino, si è potuta comprare la casa perché ha vinto i giochi del Mediterraneo qui a Pescara nel 2009, cioè in Italia. Nadia negli ultimi giochi africani è arrivata seconda e quindi ha avuto una grossa somma di denaro e sta progettando, quando stavamo girando il documentario, stava progettando la casa, il vestito da sposa. Galila si sta studiando gli studi universitari. Tutte e tre sono donne sportive, grazie allo sport hanno iniziato a viaggiare da piccole. Galila, come dice nel documentario, a 9 anni ha già iniziato a viaggiare e ha potuto viaggiare in paesi che sono, cioè, tipo gli Stati Uniti, che per un'egiziana di famiglia media, che in Egitto sta bene, il padre ha una piccolissima impresa, non si sarebbe mai potuta permettere un viaggio da sola a 9 anni, una donna araba, senza essere accompagnata, di poter viaggiare. Viaggi del genere tipo gli Stati Uniti, ma uno dei tanti, Shaima e Nadia sono potuti, grazie al karate, sono entrambe campionesse di karate, hanno potuto viaggiare in Serbia, Tokyo è la patria di chi fa karate e quindi solamente grazie al karate, quindi grazie allo sport, hanno potuto viaggiare, ma soprattutto hanno potuto studiare, certo, nuove culture e soprattutto hanno potuto confrontarsi con le donne all'estero. Che certo, è un privilegio chiaramente ottenuto, ecco, seguendo la strada dei successi sportivi. Un documentario presentato peraltro questa sera nella sala delle vetrate delle Murate, non a caso, come dicevamo, l'8 marzo, era nato nella sua mente per essere presentato in questo giorno, era nato come un tributo alle donne, alle storie di emancipazione femminile, questo documentario? Sono stata molto fortunata. Quando io ho studiato il mio documentario, quando lo stavo girando, ho avuto immensi problemi innanzitutto, non è stato facile. Girare in Egitto post rivoluzione 25 gennaio è difficile. Perché l'ho girato a settembre, mi diceva. A settembre, lo scorso settembre. Esatto, lo scorso settembre. Quindi erano appena usciti dalla rivoluzione, erano in fase di preparazione per le elezioni politiche, infatti la dottoressa Manal per una manciata di voti non è riuscita a entrare nel Parlamento, era sesta delle cinque donne del partito dei fratelli dei Freedom and Justice che sono entrate al Parlamento. Nel Parlamento attuale in Egitto ci sono solamente 9 donne. Su? Su più o meno 600 parlamentari. Quindi diciamo che la quota delle pari opportunità è Ma non esiste il problema delle pari ecco. opportunità, non esiste. È la prima volta che in Egitto delle donne in Parlamento. Entrano in Parlamento. Quindi e grazie ai fratelli musulmani, che sono un partito sicuramente non moderno.
E quando io ho girato in Egitto ero felicissima perché ero il rapporto che ero riuscita a instaurare con le sportive, con Botain Kamel, con la dottoressa Manal è stato di amicizia. Loro si sono completamente aperte. Una donna araba non ama essere ripresa. Non, è difficile trovare delle donne veramente arabe che portano il velo, che si fanno riprendere in mezzo alla strada durante le loro attività quotidiane. È molto difficile. Io sono riuscita a superare tutte le loro paure, i loro ostacoli ed ero veramente molto felice. Quando sono tornata in Italia e ho iniziato la produzione, mi sono resa conto, facendolo vedere, sai, tra colleghi, ci facciamo vedere tutti quanti i nostri documentari, mi sono resa conto di avere veramente fatto un documentario molto importante, molto profondo, che analizza un aspetto molto particolare, perché queste donne sportive, quando combattono, si devono togliere il velo. Da qui il conflitto religioso di donna islamica che porta il velo, che mentre combatte, quindi fa un combattimento di karate, si deve togliere il velo. Infatti dal trailer che non Trailer, lo vediamo subito. Allora, facciamo così: trailer che è in lingua inglese. Sì, Invitiamo più che altro, ecco, perché a infatti seguire adesso le rispondo alla domanda che lei le mi aveva fatto immagini. prima. In lingua inglese, non era girato in inglese il documentario, ma in lingua araba, tradotto poi in inglese. All'italiano ci Ci arriveremo, arriveremo quantomeno ai presto. sottotitoli. Intanto noi ci guardiamo il trailer in lingua inglese, invitando soprattutto chi ci sta seguendo a seguire le immagini, ma anche la musicalità, vorrei dire, di questo filmato. E poi magari quando torniamo in studio cerchiamo anche di spiegare che cosa dicevano le donne, riprese nel documentario. Vediamo. You know, when I was born in Egypt in the year 1962, all the women in my family was without hijab. They pray, they feast, everything. They are a good Muslim woman, but the scarf was not very popular in Egypt. But in the 17th, when the Egyptians went to the Gulf and brought the petroleum monies, they bring with them the Bedouin culture. The society became more and more pushing for to veil the hair of the woman. My name is Dr. Manal Abu Al-Hazam. I am a university professor of mass communication at the Al-Hazam University and the October 6th University. After I married my husband, I officially entered the Muslim Brotherhood. I was involved with many activities in the areas of action and social media. I took part in many meetings and wrote newspaper articles both for media studies and other academic studies, especially on the subject of women and children. I have traveled to many parts of the world for conferences concerning women and children, and I have been an important part of the story of this group. Before, women were not officially allowed to enter the Muslim Brotherhood for security reasons,
which were exposed to the group by the former presidents after the reign of Mr. Hassan al-Banna. In order to be accepted by the global community, the foreign media and foreign press, women had to be an active part of the group. Without a doubt, this caused a lot of controversy within both the national media and the foreign press. Without women, the group could not be accepted by the global society. In reality, the foreign press did not know that women were already involved unofficially. And this is the real story of the Muslim Brotherhood. E questo dunque era il trailer. Complimenti innanzitutto a Maria Grazia Silvestri per questo lavoro. Grazie. Il documentario poi per intero sono 52 minuti. Più di 50 minuti in cui si raccontano quelle storie che abbiamo sentito, come dicevamo, in lingua inglese. Allora, vogliamo riassumere il contenuto. Ecco, le due donne che abbiamo visto nel trailer, cosa raccontavano? Le due donne politiche. Innanzitutto sono due donne agli antipodi, perché Boutain Kamel, ex giornalista, donna bellissima, liberale, ha girato il mondo, ha deciso di candidarsi per le presidenziali, ci dovevano essere ora a marzo, quindi sono state spostate ad aprile e poi forse le faranno a maggio. Dunque, Boutain Kamel racconta l'evolversi della situazione della donna in Egitto. Dagli anni in cui lei è nata, lei lo dice, nel 1962, quindi anche molto carina, a 49 anni, Boutain Kamel. All'inizio in Egitto le donne erano senza velo, tutte le donne della sua famiglia non portavano il velo. Successivamente, quando gli egiziani, che sono un popolo di emigranti, a causa della situazione economica, sono emigrati, nei paesi del Golfo hanno preso le abitudini dei paesi del Golfo, stiamo parlando di Arabia Saudita, Qatar, Yemen, sono tornati, hanno riportato i soldi lavorando nei pozzi petroliferi, ma anche le abitudini dei beduini. Nelle tribù beduine le donne non solo portano l'hijab, molte di loro portano anche il niqab, e quindi a causa della immigrazione nei paesi del Golfo, poi tornati una volta in Egitto, una volta che hai tolto la libertà alla donna, non gliel'hanno certo ridata. E quindi moltissime donne, adesso se si va per il Cairo, moltissime donne sono velate, quasi tutte. Manal, la dottoressa Manal, invece, che è una professoressa universitaria, ha analizzato, innanzitutto ha raccontato un po' la storia dei fratelli musulmani, che all'inizio erano semplicemente una sorta di associazione molto ben radicata in tutto il territorio egiziano. Solo dopo la rivoluzione del 25 gennaio, quindi quando Mubarak è uscito dalla scena politica, si sono costituiti in partito politico e si sono chiamati Freedom and Justice. Lei è entrata a far parte dopo che si è sposata col marito. E la cosa importante da dire è che nei fratelli musulmani, che le donne ufficialmente non erano presenti, ma non ufficialmente erano presenti, però solo adesso durante le ultime elezioni erano addirittura anche candidate, quindi c'è stata un'enorme evoluzione una grande conquista chiaramente. Da donna, cioè abbiamo la conclusione, allora le vorrei chiedere anche qualche parere personale. Da donna, questo documentario che cosa le ha insegnato, su cosa l'ha fatta riflettere? Dunque, io quando ho girato questo documentario mi sono ben guardata da esprimere le mie opinioni, perché io vado donna occidentale e devo conoscere quella che è la realtà del paese in cui mi trovo. Quindi ho fatto la domanda a tutte le donne: spiegatemi che cosa vuol dire essere donne egiziane, che cosa vuol dire essere donne musulmane. E loro hanno dato 5 versioni diverse del loro essere donne musulmane e donne egiziane.
Nel risultato che hanno una concezione assolutamente personale della religione, nel documentario lo abbiamo appena visto, sono state portatrici di 5 posizioni molto diverse, perché Botain Kamel ha affermato che il velo non dovrebbe essere portato perché non è oggettivamente una cosa, non si possono giudicare le persone perché portano il velo o non portano il velo. Mentre le sportive abbiamo visto che tutte le donne sportive sono serie, rigide, loro sono donne che pregano, però la loro grande passione è quella del karate, sono state iniziate o dai fratelli, dallo zio, certo, dalle famiglie, e amano il karate e devono scendere a compromesso. Il compromesso è che se toglierlo vuoi partecipare nelle manifestazioni ufficiali sportive, sei obbligata a toglierlo. Siamo davvero, davvero in chiusura, un'ultima cosa telegraficamente, questa sera molte donne escono per festeggiare la festa appunto della donna. Noi non vogliamo stare a sindacare le forme attraverso le quali sceglieranno di festeggiare, se con una cena, se con gli spogliarelli maschili che vanno tanto in voga. Secondo lei, dopo anche questa esperienza, per cosa devono festeggiare le donne italiane? Noi abbiamo molte cose di cui festeggiare. Innanzitutto noi non ci troviamo nella situazione di, quando usciamo di casa, di doverci preoccupare che il vestito arrivi obbligatoriamente al polso, che i pantaloni coprono perfettamente la caviglia. Noi quando usciamo, sembra poco, sembrano tutte questioni molto piccole, in realtà non lo sono. Io non mi devo preoccupare che il mio vestito faccia vedere un po' la spalla, non mi devo preoccupare che i miei capelli siano messi in vista, non mi devo preoccupare di niente. È una piccola cosa agli occhi di soprattutto degli uomini, ma di una donna no. Quindi noi siamo molto fortunate, anche se secondo me il nostro percorso per l'emancipazione femminile anche in Italia è molto lungo. Dobbiamo fare molta strada ancora. E allora ci vediamo per il documentario sull'emancipazione femminile girato in Italia, in Italia prossimamente. Grazie a Maria Grazia Silvestri per essere stata con noi e buona festa della donna. Grazie.